Ciao e benvenuto a questa nuova puntata di Top of the Board. Io sono Fox e in questo video ti farò conoscere i 10 migliori giochi da tavolo per vendite su DungeonDice.it e nei negozi Dungeon Store del periodo che è andato dal 25 al 31 marzo 2021. Prima di iniziare però ti ricordo che iscrivendoti al canale potrai sempre restare aggiornato sui nostri contenuti. Ma iniziamo la scalata alla classifica subito dopo la sigla! E iniziamo dalla decima posizione occupata da Love Letter di Asmodee Italia, gioco per 2-6 giocatori nel quale dovrai corteggiare la principessa di Tempest per far sì che si innamori di te. Non sei però il solo a desiderare la sua mano e inoltre la bella dama si è chiusa nel palazzo e dovrai affidarti ad altri per consegnarle le tue romantiche lettere. Il tuo obiettivo è quello di far arrivare la tua lettera d'amore nelle mani della principessa Annette, cercando di intercettare ed eliminare le lettere dei pretendenti concorrenti. Cerca di essere più scaltro e capace degli altri spasimanti, o la tua lettera potrebbe finire gettata nel fuoco. Torna in classifica al nono posto Shy Monsters, gioco per 2 giocatori di Gate On Games, che vede affrontarsi un coraggioso cavaliere e uno spietato signore dell'oscurità. Lo scopo del primo è quello di uscire dai 3 livelli del sotterraneo progettati dal secondo, evitando il pericolo costituito dai mostri che occuperanno alcuni dei corridoi. Nel corso della partita sarà importante per entrambi cercare di intuire le intenzioni dell'altro e di confonderle, anche ricorrendo a biechi trucchetti e giochi mentali. Shy Monsters è un gioco semplice e veloce, giocabile con chiunque e in qualunque situazione, grazie anche alle piccole dimensioni che lo rendono intavolabile in qualsiasi situazione. Torna in classifica in ottava posizione anche un altro gioco di Gate On Games, Orchard, solitario che con poche carte e qualche dado è capace di tenerti incollato al tavolo per una partita dopo l'altra. L'obiettivo è quello di realizzare più punti possibile sovrapponendo le carte in modo che gli alberi dello stesso tipo siano messi uno sopra l'altro, così da incrementare la quantità di frutta da raccogliere. Il setup praticamente inesistente e la durata delle partite, generalmente ben al di sotto dei 10 minuti, lo rendono perfetto per essere giocato anche nei ritagli di tempo. Attenzione però, perché ti sarà difficile resistere alla voglia di fare subito un'altra partita dopo il conteggio dei punti. Al settimo posto troviamo Small World of Warcraft di Asmodee Italia, rivisitazione in chiave World of Warcraft del celebre piccolo grande capolavoro di Small World, uno dei capostipite dei giochi da tavolo di conquista dei territori, giocabile in questa edizione da 2 a 5 giocatori. Al comando di alcune delle più iconiche razze di Azeroth dovrai ottenere il dominio e il controllo di una mappa che è semplicemente troppo piccola perché tutti abbiano il loro spazio. Nel corso della partita dovrai tuttavia trovare il giusto momento per abbandonare alcune civiltà, magari giunte al limite della loro sopravvivenza, portandole al declino per poi utilizzare nuove combinazioni in grado di condurti alla vittoria. Sesta posizione per un classico dei giochi cooperativi, Pandemic, una nuova sfida, edito in Italia da Asmodee. In Pandemic da 2 a 4 giocatori saranno chiamati a collaborare per salvare il pianeta da una terribile pandemia virale, tema purtroppo tristemente attuale. Viaggerai per il mondo cercando di arginare l'espandersi delle infezioni e raccogliere le risorse necessarie per trovare le cure, coordinandoti con i tuoi compagni di squadra con l'obiettivo di salvare l'umanità prima che sia troppo tardi. Ogni partita è carica di tensione perché non sarà affatto banale riuscire a portare a termine il compito che ti è stato assegnato. Riuscirai a sfruttare al meglio le tue abilità e a combinarle con quelle dei tuoi compagni per arrivare infine alla vittoria? Resta in classifica al quinto posto la nuova ristampa di Caverna, pubblicata da Asmodee Italia. In questo famosissimo gioco di Uwe Rosenberg, da 1 a 7 giocatori vestiranno i panni di avventurosi nani che scavano nella roccia alla ricerca di minerali e rubini con i quali arredare i propri spazi, così che possano divenire zone di lavoro confortevoli e abitabili.
All'esterno potrai allevare bestiame e coltivare grano e ortaggi per poter provvedere al sostentamento del tuo clan. Caverna è un gioco corposo e profondo che lascia tutto nelle mani dei giocatori. Sarà compito tuo riuscire nell'impresa e portare il tuo gruppo di nani alla vittoria. Quarta posizione per After Nova, gioco di contrattazione e raccolta per 3-6 giocatori edito da Gaeton Games, in cui dovrai mettere alla prova la tua capacità di collaborare con gli altri in funzione dei tuoi fini personali. La cooperazione è infatti esclusivamente funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi e dovrai dunque intuire quali accordi siano per te maggiormente vantaggiosi e quali invece possono mettere a rischio le tue possibilità di vittoria. Esplorando i vari pianeti avrai l'occasione di raccogliere una miriade di frammenti che ti permetteranno di perfezionare la tua astronave e di conseguenza migliorare le capacità di raccolta, per poter così emergere vittorioso da questa competizione interstellare. Terzo posto per Escape the Room, la casa delle bambole maledetta, di Think Fun. Si tratta di una escape room da tavolo per 1-4 giocatori, dedicata agli esperti di questa tipologia di giochi. Nel corso delle 2-3 ore necessarie per portarla a termine, verrà infatti messo di fronte a enigmi per nulla banali, con l'inquietante tema di una casa delle bambole maledetta. A disposizione dei giocatori c'è anche un sistema di indizi online, ma volete mettere la soddisfazione di risolvere il mistero senza ricorrere ad aiuti esterni? Seconda posizione per Back to the Future Dice Through Time di Ravensburger, cooperativo per 2-4 giocatori che vi farà vivere alcuni dei momenti più iconici della celebre saga cinematografica di Ritorno al Futuro. Nel corso della partita dovrai collaborare con i tuoi compagni per aiutare Doc e Marty a riportare alcuni oggetti nella giusta linea temporale prima che il segnalino Out Time arrivi alla fine del suo tracciato. Spostandoti tra i vari luoghi dovrai cercare di evitare gli incontri con i vari beef delle epoche in cui sono ambientati i film, che cercheranno in ogni modo di metterti i bastoni tra le ruote. Back to the Future Dice Through Time è un gioco dal regolamento semplice che sarà sicuramente ben apprezzato da tutti gli amanti della serie. Grande Giove! Il campione di vendite della settimana è Canvas, il gioco di Gaeton Games in cui la protagonista è l'arte. Giocabile da 1 a 5 giocatori, in Canvas utilizzerai delle fantastiche carte trasparenti che, una volta sovrapposte, daranno vita a dipinti tanto unici quanto belli. Dovrai cercare di combinare al meglio i simboli nella parte bassa delle carte, in modo da rispettare i parametri dati dagli obiettivi, sempre diversi partita dopo partita, in modo da accumulare punti ed essere consacrato come il miglior artista al tavolo. L'eccellente componentistica e il meraviglioso aspetto grafico, insieme alla semplicità del regolamento, sono un magnete per i giocatori, che rimarranno a bocca aperta davanti alle migliaia di possibilità di combinazioni delle carte. Anche la scatola ha la sua particolarità, visto che grazie all'apposito foro sul retro può essere appesa a una parete come se fosse un quadro. Un gioco unico che non può mancare nella tua collezione. Siamo arrivati anche stavolta alla fine della Top of the Board. Maggiori informazioni sui giochi che ho nominato in questa classifica puoi trovarle cliccando sui link in descrizione, che ti porteranno direttamente alla scheda prodotto su dungeondice.it. Prima di salutarti però ti ricordo che puoi seguirci anche su Twitch, sul canale Dungeoncast TV, dove potrai vedere tutti i nostri contenuti in diretta e partecipare a fantastiche iniziative, come il Dungeon Quiz, il game show dedicato ai giochi da tavolo, al quale puoi partecipare direttamente da casa, che va in onda tutti i giovedì alle 21.30 sul canale Twitch di Dungeoncast TV. Buon fine settimana e appuntamento a sabato prossimo con una nuova Top of the Board.